Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, primo video per la Nations League, o meglio, il primo video della Nations League era la spiegazione sulla Nations League, ma primo video riguardante proprio una partita della Nations League. Dunque, l'Italia pareggia in casa con la Polonia. Risultato comunque alla fine negativo, se andiamo a vedere, visto che è una classifica molto corta, sono solo 4 partite. Due in casa, due in trasferta, insomma, diciamo che adesso ti obbliga quasi ad andare a vincere là in Portogallo, che non è proprio scontato, anche perché passa solo la prima. Insomma, diciamo che la situazione è brusca, brutta, 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 brutta. Allora, intanto, premessa: calcio italiano a livello di giocatori italiani non è messo benissimo, e questo lo sappiamo. Però diciamo che a volte ci mettiamo del nostro, cioè. Abbiamo massacrato l'allenatore perché ha convocato Zaniolo. Ecco, io piuttosto che vedere Gagliardini, Pellegrini, questo Jorginho che ho visto stasera, io Zaniolo me lo porto dietro. Perdo con la Polonia, ma un giocatore che tra 4 anni potrebbe essere il titolare di questa nazionale, perché Zaniolo, chi non lo conosce, perché chi lo conosce lo sa, è un ottimo giocatore. Infatti io ho detto che la Roma secondo me ha fatto un affare a prendere Zaniolo. Quindi secondo me, cazzo, roba, io ho detto. Cioè, allora, o vai sulla sicurezza, e allora comunque non fai giocare Gagliardini e Pellegrini, o vai sul proprio la gioventù. Allora, ci potrebbe stare Gagliardini, ci potrebbe stare Pellegrini, ma non ci sta più Jorginho, ci starebbe Zaniolo. Però vabbè, Jorginho oggi scandaloso, scandaloso, un giocatore che secondo me, se non ha un centrocampo di fianco forte, è un giocatore che diventa veramente mediocre. Però come non gli do troppo colpa solo a lui, è che di fianco effettivamente non aveva nessuno. Però il dato di fatto maggiore è che Balotelli è un palo fermo, è un palo fermo, ma perché tutta la carriera lui l'ha fatta così. L'unico vantaggio che ha di sotto Balotelli è che comunque ha un buon tiro da fuori, ma oggi non è riuscito neanche a far vedere quello. Insigne, ragazzi, ma noi vogliamo ancora Insigne. Ma ragazzi, ma voi volete Insigne nazionale? Questo Insigne qua, dai, ragazzi, ma mi dite una partita buona di Insigne nazionale? Una, non c'è. Non ce n'è, non ce n'è. Bernardeschi perlomeno non ha giocato bene, non mi è piaciuto, però ha provato perlomeno a fare qualcosa. Bernardeschi, cioè, Insigne zero, zero. E non è la prima volta, e non è la prima volta. Io l'ho detto, il tridente della nazionale devono essere Bernardeschi, Chiesa e Cutrone. Cutrone che stasera non c'era. Cutrone, non Belotti immobile. Cutrone, perché Cutrone 19 anni è già superiore a questi qua. Poi ragazzi, ma perché deve giocare Balotelli? Ma Balotelli, io non riesco a capire perché l'italiano medio deve difendere per forza Balotelli, che ha dei limiti tecnici enormi ed è bloccato. Ed è bloccato. E poi magari sta gente che vuole Balotelli critica Icardi. Io sta roba qua mi manda in bestia. Cioè Balotelli che fa gol solo in Francia, dove ci sono delle difese che sono peggio della nostra Lega Pro, lo vogliono in nazionale. E si vedono poi i risultati, ragazzi. Balotelli non c'è, ma dai, puoi giocare con le Faroer, dai. Infatti, l'unica partita da quando l'ha richiamato Mancini è stata l'amichevole con chi è che aveva giocato l'amichevole con squadre vergognose. Poi Biraghi è giovane, ho appena detto che io avrei fatto una linea verde, non mi sento di attaccare Biraghi, però anche cavolo, anche Zappacosta. Mamma mia. Alla fine Bonucci e Chiellini hanno fatto un errore sulla prima azione, poi non è che hanno avuto queste colpe. Donnarumma ha fatto una buona parata. Il gol non c'entrava nulla. L'unica cosa che mi sento di dire su Donnarumma è che deve migliorare coi piedi, perché se no nel calcio moderno di oggi farà sempre fatica. Però ragazzi, cavolo, cioè, tu non puoi presentare una nazionale che una volta aveva Pirlo, Gattuso, cioè con Jorginho, Pellegrini e, cioè. Oppure una nazionale che una volta aveva Baggio e Del Piero, che adesso c'hanno Insigne e Balotelli, cioè, ma noi come numeri 9 forti non vado indietro di 50 anni, vado indietro di 10 anni. Cioè, noi avevamo Vieri, Inzaghi, Toni, adesso qua c'abbiamo Balotelli, che è un palo fermo, fisso. Cioè, noi avevamo Baggio, Del Piero, Rivera, Totti, tutta questa gente qua. Adesso abbiamo Insigne con il numero 10, ma pure il numero 10 è andato. Ma ragazzi, ma io non lo so, cioè il numero di Mazzola arriverà Insigne. Piuttosto non darlo a nessuno, non darlo a nessuno. Bah. Quindi, sinceramente,
sinceramente io sono molto negativo, perché il rigore poi c'era, rivedendolo, ci sta, però se non lo dava non c'era da gridare allo scandalo, perché comunque Polacco prende anche la palla, cioè se trovi un arbitro che non vede il contatto solo col pallone non te lo dà. È stato fortunato che l'arbitro era messo bene dietro e ha visto bene il travolgimento della gamba dietro, ma trovi un altro arbitro, non te lo dà quel rigore lì. E tu rischi di perdere in casa con la Polonia, che oggettivamente non è che mi è sembrata sta grande squadrone, considerando poi che tra l'altro che la metà dei polacchi giocano in Italia. Allora, Mancini ti viene a dire che devono giocare i giovani italiani, cioè devono giocare gli italiani nei club. Però poi vai a vedere che i polacchi sono più forti di noi, quelli che giocano in Italia sono più forti dei nostri italiani. E allora che ragazzi, cioè io sto vedendo dei giocatori polacchi interessanti. Però cioè adesso tu vai, io per fare un esempio, avessi Zielinski con in ballottaggio con Jorginho, Pellegrini e Gagliardini, faccio giocare Zielinski. Cioè Lewandowski contro Balotelli chi fai giocare? Ma Lewandowski, ma vi dirò Milik faccio giocare, Piatt come cazzarola si chiama, come ha detto Bonic che gli ha spiegato come chiamarlo, quello lì del Genoa, cioè è giovane, ha fatto 8 gol in 2 partite, cosa vogliamo, non lo fai giocare? Cioè ecco, quindi questo che dico io. Poi puoi anche lamentarti, dire sì di qua serve, boh, ma finché non vengono fuori i giocatori da dietro. Noi abbiamo avuto la fortuna di aver avuto una grande under 19 quest'anno e l'anno scorso una grande under 20. L'under 21 va male per Di Biagio, quello è un altro discorso, che Di Biagio è un somaro, però le altre nazionali under funzionano. Allora diamo più spazio piuttosto. Zaniolo rischiamolo. Non succede niente poi se sbaglio una partita, ma piuttosto che vedere questa nazionale vorrei vedere anche qualche giovane rischiare, cioè vedere Balotelli fuori Cutrone, una roba che non mi sta bene, non me ne frega niente, perché io non sono un tifoso accanito della nazionale, la seguo, ma francamente non è che mi interessi poi in una maniera, cioè alla fine ragazzi, comunque è un dato di fatto che tolti Balotelli e Insigne l'Italia ha cambiato marcia. Chiesa è un talento e va fatto giocare, Bernardeschi è un talento e va fatto giocare, Insigne e Balotelli hanno avuto tante di quelle occasioni per giocare e le hanno fallite tutte. Quindi io francamente prima di tutto toglierei quei due e metterei, come ho detto, Chiesa e Cutrone, o se non si può Cutrone piuttosto metto Belotti, ecco, però io metterei Cutrone perché secondo me Cutrone è più forte di tutti questi, tutto qua. Quindi ragazzi, non è positivo questo pareggio, anche se sento dire però la Polonia vinceva, l'hai pareggiata, no, devi andare a giocare al Dalus e poi devi andare a giocare in Polonia, quindi secondo me non è così scontato. Diventa positivo se vai a fare il risultato positivo al Dalus, ma se al Dalus per caso dovessi perdere tu è chiuso, sei fuori, non la recuperi più la classifica, ve lo dico subito adesso, se l'Italia perde al Dalus è fuori. E adesso vediamo appunto la partita con Portogallo come si metterà, anche se non sono poi così, come posso dire, così contento, anche fortunatamente a Portogallo mancherà Cristiano Ronaldo, che questo è sicuramente una cosa favorevole. Ragazzi, chiudo qua il video, sono andato un po' per le lunghe, quindi risultato per me mezzo negativo, vediamo adesso come si evolverà la situazione del girone. Vi saluto e vi do appuntamento nel prossimo video, ciao!